La notizia non è la presentazione di un nuovo candidato del centrodestra alle amministrative di maggio, semmai il tentativo di un candidato di far rinascere il centrodestra, destandolo dal letargo in cui è caduto e ripartendo dalle necessità reali della società. Così Diego Zavattaro, vice direttore di banca quasi quarantenne, ha lanciato la provocazione, ricompattare il centrodestra ripartendo da Alleanza Nazionale. Questo nasce da un'esigenza profonda di rinnovamento, di cambiamento, di riabbellimento di un centrodestra che ad Asti purtroppo non riesce a proporre più cose nuove, non riesce più a proporsi bene, anzi dà sempre un'immagine sempre più brutta di se stessa, e questo è quello che vogliamo evitare, vogliamo intervenire, vogliamo fare un qualcosa di buono per la città. Il cambiamento sembra dunque essere la parola chiave della candidatura di Zavattaro, che si è ispirato alla famosissima frase pronunciata da Kennedy e l'ha riadattata alla città: non chiederti cosa Asti può fare per te, ma cosa tu puoi fare per Asti. Alleanza Astigiana ha un progetto di piano Salva Asti per rilanciare con urgenza l'occupazione, concentrando le risorse su lavoro e sviluppo. Vogliamo, stile Monti, cercare di capire tutto quello che si può fare andando anche oltre i tatticismi politici. Zavattaro ha inoltre criticato la giunta Galvagno per aver speso 5 milioni di euro per rivoltare il pavé in piazza Alfieri, quando le stesse risorse potevano essere destinate a progetti più utili. Chi si aspettava da me un ritorno alle vecchie beghe con Galvagno sbaglia. Io assolutamente mi definisco l'assessore scomodo perché non mi allineo, e sarà così anche dopo, qualsiasi sia il mio futuro ruolo, ma non intendo assolutamente andare a riprendere questioni personali. Farò quelle che saranno le critiche dovute a un sindaco che forse doveva dare di più alla città e che ha deluso prima di tutti forse gli elettori del centrodestra.